Siamo pronti? Pronti per l'applauso. Effettivamente non dai. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta. Andata. Ragazzi, a voi. Ragazzi, auguri. Entrate. Che possa essere l'inizio di un percorso squavillante per questi giovani talenti. L'anno si chiude con questa bella notizia. Sì, sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, è stata un'impresa non molto facile, ma con il contributo della provincia siamo riusciti a realizzare questo sogno, che era quello di riaprire il Putipù, che ha una lunga storia, per cui ringrazio tutti quelli che ci sono stati prima. Un ringraziamento particolare va all'ufficio tecnico, l'architetto Luciano Baviello, l'ingegnere Cristina Lipizzi, lo staff del sindaco Carmine Serluca. Dobbiamo ringraziare Laura Cervinaro, che ci ha procurato i finanziamenti, e il decreto del presidente della provincia di Avellino, Buonopane. Finalmente si realizza questo sogno della riapertura, sperando che sia un autentico attrattore dei giovani, perché la musica salva la vita, è un'occasione, ma che sia anche il luogo delle opportunità, perché ho scoperto che moltissimi ragazzi che hanno frequentato il Putipù poi hanno avuto una carriera da fonico, nel settore del teatro, così come addirittura sceneggiatori, cameraman, e quindi non solo musicisti, e perché c'è bisogno di creare dei luoghi ad hoc destinati ai ragazzi in un momento di grande difficoltà e di sofferenza in generale dei ragazzi, e quindi bisogna colmare il vuoto con vere opportunità che siano occasione di valorizzazione di talenti, ma anche di occasione di sperimentazione. Grazie.